teniamo il silenzio. Eccoci qua. Allora, ragazzi, adesso stiamo per presentare direttamente dai più grandi palcoscenici del mondo due cabarettisti famosissimi. Da Coloreto. Coloreto, perché Colorado, sì, ma Colorado lo fanno a Milano, Coloreto lo fanno in Puglia, Bari, fanno Coloreto. Direttamente da Coloreto, memorie di vecchi, mister, un bel applauso! Siamo negli anni Ottanta. Due giovani allenatori del settore giovanile, Mister Giannino e Mister Pinotto, stanno per iniziare l'allenamento. Dai, Mister Giannino, forza, apri il campo per favore, e tra un po' con i bambini è l'ora di fare allenamento. Subito, Mister Pinotto, subito. Dai, forza. Dai, mi raccomando, apri bene la porta, prendiamo i palloni. Mister Giannino, per cortesia, prendi la crema abbondante che tra un po' arrivano le mamme con i bambini, sai bene che l'immagine è importante, è importante. Grazie. Come l'hai trovato rispetto a Spinetto? L'hai pulito bene? Benissimo, bene. Spinetto come al solito, bene, è un uno. E i palloni? I palloni li prendo subito. Prendo subito. Un attimo, palloni. Come sono? La sacca. Dai, forza, che dopo arrivano i genitori. Ecco qua. Dai, forza. Subito. Dai, Giannino, dai. So che non è che posso fare sempre tutto io, per cortesia. Ecco qua, va. Puoi vedere? Un attimo. Ma no, Giannino, molla sta palla qua. Non possiamo fare allenamento con sta palla qua. Dai, prendi il compressore e gonfialo un po', va. Compressore. Dai, ve l'ho detto, c'è Giannino. A Mister Spinetta glielo ho detto, mi raccomando, cerca di gonfiarli bene, che poi Mister Pinotto. Non lo trovo, Mister Pinocchio, il compressore. Ecco, compressore non lo trovo. Provo, Mister Pinocchio. Tu stai a 4 giorni sul campo, non trovi il compressore. Non lo so, che Mister Spinetto mi sposta sempre tutto e io non riesco mai. Se non trovi il compressore, inventati qualcosa. Come al solito. Cioè, non è che posso fare sempre tutto io. Arrivando le mamme con i bambini. Ciao. I quattro bambini che erano lì. Forza, vi passate. Mettiamo i bambini e cominciano lì. Dai. Bene, forte ragazzi. C'è mica qua per finare il bambino le noi, Dai, palla per uno. Bene, scendete qua, bene. Siamo a palleggiare. Palleggiamo bene. Come l'abbiamo insegnato? Bravi. Adesso, palleggiamo di testa. Bravissimi. Adesso palleggiamo col naso. Adesso pareggiamo solo con la narice destra. Dai, forza, Vulcano. Cioè, dobbiamo imparare anche a pareggiare con la narice destra. Non è per pareggiare sempre con la narice sinistra come vuoi. Dai, Ometto, forza. Dai, Bertani, Bizzardi, anche se sei un portiere, devi imparare a pareggiare. Dai, forza, di tacco. Adesso pareggiamo di tacco. Forza. Bene. Adesso occhi chiusi. Bene, occhi chiusi. Pareggiamo più chiusi. Ma che bravo, che spettacolo. Copriti gli occhi, Ometto, copriti gli occhi, palleggia bene, bravissimi. Voi continuate per 2 ore e mezza così,
guardi, ho portato mio figlio, Maurizio. Ciao Maurizio, ciao. Mi raccomando, ho detto aprire gli occhi adesso. Che è portato, io so, non è che me ne capisco. Però volevo fare un provino, vedere se può andare quest'anno. Un attimo, le chiamo un attimo responsabile. Sì, no, chi è arrivato? C'è un signore, un certo signor Giraffa. Signor Giraffa? Sì, che ha portato un bambino. Piacere, Giraffa. Mr. Pinotto, sono responsabile della scuola calcio. Mi dica, continuiamo a parlare al suo collega. Ho portato due figli, due volati. Giraffa di nome di fatto. Bene. Dimmi bambino, cosa vuoi fare? Volevo giocare a calcio. Bravo. Sì, grazie. Vabbè, allora dai, mettiti qua vicino. Dai, pallone. Secondo me si merita Mister Giannino la fascia da capitano. Sì, perché sai che noi siamo meritocratici, da noi giocano solo esclusivamente quelli che si impegnano, che sono quelli che meritano. Quindi bravo. Non è male il suo figlio, non è male il suo figlio. Sembra che siamo bene, ragazzi. Sono portato abbastanza. Allora, ti Maurizio, ti puoi mettere vicino, tanto so, tra un po' facciamo la partita, ti puoi mettere con gli altri bimbi. Mi raccomando, gli sardi, oggi giochi sempre perché il tuo amico Procione è ammalato, capito? E allora giochi tutte le tre tempi, tu sei contento? Maurizio, mi raccomando, sapete che noi ci teniamo al comportamento, pertanto accogliamolo bene. Fatemi un passaggio. Fa un provino? Un provino? Posso giocare anch'io a calcio? E io mi chiamo Paolino, Paolino Rossi. Ha detto il nome. Il mister Pinotto, ma c'è un altro bambino. Un altro bambino, Paolino Rossi. Come ti chiami, bambino? Paolino. Paolino. Giocare anch'io a calcio. Paolino Rossi. Paolino Rossi. Come vuoi fare, Paolino? Posso giocare anch'io un pochino? Vabbè, noi facciamo giocare tutti. E quindi ti do una palla, Paolino. Tieni. Dai, Paolino. Dai. Fammi vedere cosa sai fare, Paolino. Vediamo un pochettino. Bene. Ti vedrei bene piscina. No, gioco a pallone. Sinistro, dai. Danza classica? Niente. Con tutù? Gioco a calcio! Vabbè. Noi non facciamo selezione, quindi ci manca. Ma dimmi un po', ma chi ti ha portato qualche anno? Mi ha portato la mamma e laggiù in fondo. Mamma laggiù in fondo? Sì. Ma quella seduta su entrambi i sedili della 500, 1,40 per 140 kg? No, è un po' più là, un po' più a destra. Ma quella sul Mercedes è la K? Sì. Giannino, guarda un po' se mancano due palloni numero 5 della sacca, per favore. Ma mister, lo sai che non ci abbiamo il pallone numero 5? No, sono due palloni numero 5, Giannino. Va bene, ascolta un attimo. Chiamo un attimo la mamma, va? Mamma Linda! Vieni un po' qua, Girofone! Mister, ci sono! Dammi un po' la fascia da capitano! Dammi la fascia da capitano! Perché, mister? Girofone, panchino, vai! Come panchino? Panchino, saluto! Ciao! Signora, sono il responsabile della scuola calcio! Guardi, titolare inamovibile, fascia da capitano! Giannino! Vieni, facciamo giocare. No,
poi ci prendiamo domani. Ma io volevo giocare adesso. Andiamo via Maurizio, andiamo via. È una vergogna. Dai. Ci andiamo a fare la doccia e ci vediamo domani. Dai, via, andiamo. Dai, bene tutti. Mister Pinotto si incontra nei giardini del prolungamento da Garibaldi su una panchina per ricordare i loro bei momenti. Ah, come sono diventato vecchio! Ai ai ai! E anche un po' mezzo stordito! Anche un po' mezzo stordito! Al posto di comprarmi lo shampoo, ho comprato la tintura bionda per i capelli! Ma che roba da matti! Ah, meno male che tra un po' arriva il mio amico Giannino! Sono le 10:30, è quasi l'ora di andare ai giardini. Come mai le 10:30, mister Giannino, non è ancora arrivato? Ah. Eccomi qua. Ah, ciao. Mister Pinotto. Come sta? Bene, scusa il ritardo, ma ho provato un'amica, abbiamo fatto due chiacchiere. Tanto da... Trattato di... Dai, ci sono le ricomunate, abbiamo affrontato la panchina dei giardini. Bene. Prego, allora. Che fatica. Ti chiedo scusa. Ma non ti preoccupare, mister Giannino, qual è il problema? Abbiamo tutto il tempo avanti. Bellissima giornata. Abbiamo corso tutta la vita, mister Giannino, che anche sì. Se stiamo qua, tanto ho comprato qua. Lunedì oggi ho comprato la Gazzetta dello Sport. Sì, è il tutto. Cosa ha fatto il Savona? Il Savona. Il Savona, mister Giannino, ho cambiato gli occhiali e adesso. Sono questi qua che leggo meglio, mister Giannino. Bene. Perché sa una certa età. Ah, il Savona. Vediamo un pochettino. Ieri cosa ha fatto il Savona? Aspetta un po'. Terza categoria non c'è. Seconda categoria non c'è. Prima categoria promozione non c'è. Eccellenza Serie D non c'è. Lega Pro non c'è. Non c'è. Serie B neanche, Serie A, il Savona sbanca San Siro, Milan 1, Savona 2, a un punto dalla Juventus e domenica allo stadio Bacigalupo, che partita c'è? Che partita c'è domenica? Allo stadio Bacigalupo domenica, Savona Juventus, se Savona vince lo scudetto. Allo stadio Bacigalupo ancora? Ero io in consiglio comunale, poi sei entrato tu che se ne parlava di rifare lo stadio. Giannino, sei stato in politica anche tu, lo sai che ci sono dei tempi lunghi, sono passati 50 anni. Cosa vuoi? Vediamo un po' la formazione, va? Allora, Savona, formazione. Numero 1 Lizzardi. Numero 2 Guglielmetti. Numero 3 Cavallino. Numero 4 Bertani. Numero 5 Vulcano. Numero 6 Ometto. Numero 7 Esposto. Numero 8 Sfioriti. Numero 9 Galbani. Numero 10 Prenda. Numero 11 Pescetto. In panchina Procciola, Scotti, Cerotti, Herrero, forse era argentino sto qua. Sì. Lorandi, Starinci, Monticrovi, allenatore Sempreda Luca. Ma io sti nomi qua l'ho già sentito. Sempreda Luca. Giannino. Ma ti ricordi Giannino? Ma quante ore passate su quel campo dell'Avanstadio? Se mi ricordo. Quando facevamo 7 giorni su 7. È vero. Che scorrevamo per tutti i tornei della Riviera. Se mi ricordo. Quanti allenamenti. Se mi ricordo, mister Pinotto. E il papà? Il papà. Te ne ricordi il papà, mister Pinotto? Io e papà? Sinceramente me ne ricordo poco, sì. Però mi ricordo che gli raccontavo sempre una favoletta, qual era più? Ah sì, quella favoletta che raccontavamo sempre sul campo.
favola del vecchio bambino all'asilo. Così adesso ricordo, è vero. La fa. Ma secondo te, Gianni? Ma secondo me. Ma l'avranno capita di papà la favola del vecchio bambino all'asilo? Ho i miei dubbi. Secondo te? Secondo me. Dico, la capivano benissimo quando toccava il fine degli altri. Sì. Quando toccava i loro, la capivano un po' così così. Sì, eh? E dico quelle mamme te le ricordo le mamme. Giannino, c'è un po' di Alzheimer, ma le mamme me le ricordo tutte. Sì. Sicuro. Ti ricordi quando ci facevano le torte? Oh, se mi ricordo. Anche qualche zia ci faceva le torte. Sì, anche qualche nonna mi ricordo, qualche nonna che. Vengono buone le torte, le crostate che facevano. Le torte? Sì, sì. E facevano anche un dolce, no, oltre alle crostate ci facevano che cosa? Ah, sì, quel dolce là bello, buono, quel buono. Tiramisù. Ma che dolce che ci facevano, c'erano dei tiramisù che erano. Guarda, adesso ce ne vorrebbero delle tonnellate. Con quel tiramisù, con quei confetti azzurri. Giannino, che ormai è un problema. È vero. Comunque devo dire che abbiamo avuto sempre dei bravi genitori. Devo dire che abbiamo avuto sempre dei bravi genitori. E ti ricordi quanti bei tornei che facevamo? Secondo me ricordo, tante quante partite. Andavamo in giro per tutta la Liguria, anche fuori dalla nostra regione, andavamo in Lombardia, in Piemonte. Che bei tempi. Ti ricordi quell'anno che per tutto l'anno non abbiamo preso una lira? Che bei tempi. Che bei tempi, veramente. Però noi comunque sempre presenti sul campo. Sempre, come al solito sempre. Che piovesse, che non piovesse, che nevicasse, mandavo sempre i messaggini a tutti sempre. E risolvava il problema. Veramente. Però meno male che dopo quel periodo è arrivato a prendere in mano la città, è arrivato quel bel signore. Un bel signore autodistinto che aveva gli uffici giù verso il mare. Verso il mare aveva gli uffici di un cerchio, di un quadrato, di un rettangolo. Era un posto di una piramide. Al faraone! Ah! Bene! Come ci voleva bene! Ci teneva! Lui sì che veramente ci teneva alla scuola calcio, sì. Ci ha lasciato lavorare per degli anni, ci ha trattato sempre bene, ci ha voluto bene, ci ha voluto bene finché tu ed io non abbiamo pensato bene di fare una scenetta demenziale alla festa di Natale del 2012, che poi alla sera mi ha telefonato l'amministratore delegato e ci ha spedito i due. Senza neanche passare dal via a ritirare le 20.000 lire come nel Monopoli. Sì, è vero, proprio è vero. Senza neanche salutare la Jessica. E oltre a noi, quei cinque ragazzi. Anche gli altri mesi. Che venivano altri mesi. Ci avviciniamo un po' verso il mare, mister Giannino. Sì, piano, i dolori cominciano a farsi sentire, guarda che bel mare che c'è, che bel mare, guarda, guarda che bel. Chi c'è laggiù? Chi c'è? La mamma di Paulino Rossi, com'è invecchiata! Com'è invecchiata! Vabbè, gli anni passano per tutti, mica solo per noi. Sì, è vero, è vero. Ma dimmi un po', ti ricordi da giovane? Vabbè. Io me la ricordo bene. Lo so, mi ricordo quando sei andato via. Con lei sotto braccio per accompagnare. Comunque Gianino, ascolta un attimo. Ma cosa ci riserverà il futuro? Perché io mi ricordo che tu avevi nel portafoglio il santino di Padre Pio. Sì, mentre invece nel portafoglio ci avevo Che Guevara. Sì, ma io. Tu come pensi che sarà il nostro futuro? Ma pensi che ci sarà il paradiso? Sì, io ci credo tantissimo, guarda, perché non sai che sono sempre stato un credente. Io credo nell'aldilà, che ci sia un paradiso, dei prati bellissimi, tutto celeste, bello. Lo sai che ci ho sempre creduto e sono convinto che domani, quando andremo lassù, sicuramente troveremo veramente il paradiso. Speriamo, non ci credo tanto. Ma io
fatta nel mezzo e loro ti andranno a mangiare. Ma è quanto tempo che è passato? Ciao Gianino, ciao, ciao, ciao. Ci vediamo domattina. Domani, allora, domani mattina non mi far aspettare alle 10:30. 10:30 ti voglio qua, eh? Stai tranquillo. Mi raccomando, domani ciao Gianino, ciao, ciao. Vai piano, non cadere, che il fermo è pericoloso. Tranquillo, ciao, tranquillo, ciao Gianino, ciao, 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 Gianino, ciao. Mister Giannino! Oh, ciao, chi sei? Non si ricorda? Chi? Giraffa! Giraffa? Maurizio! Ah, oh, Maurizio! Tanti anni fa è venuto a provare nel Savona. Sì! Oh, mi ricordo, sì. E poi continuato la sì, giornata. Sì, sì, ma non mi ha letto sul giornale. Cosa? Ho giocato, ho vinto anche, ho fatto due finali di Champions League. Oh, okay. Due intercontinentali. Ma che bravo. Sì, sì, sì. Ma davvero. E lei cosa fa qua? Ma si vedeva come mi dava. Grazie, compa, sì, 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 sì. E lei cosa fa qui? Mister Pinotto? Sì, Mister Pinotto. Ma Mister Pinotto è il responsabile? Sì, quello della scuola a calcio. Me lo ricordo, ma non ha letto il giornale? Lei? Ma... No. Ma c'era sul giornale stamattina. Ma non ha letto ieri. No. Mister Pinotto... No. La lega sul ma giornale. Davvero? Sì, sì. Ma non posso credere. Mister Pinotto... Gianino, io la saluto. Anch'io, Maurizio. Bocca al lupo. Grazie. Ne ha bisogno. Saluto a casa. Sì, sì, veramente. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao, Maurizio, ciao. Oh, no. No, mi ha lasciato, mio amico. Mister Pinotto. E adesso come faccio io? Senza più lui, che ci vedevamo tutte le mattine qui a chiacchierare, passavamo la mattinata. Ah, sono distrutto, non ce la faccio più, me ne vado a casa a riposare un attimino, me ne vado, perché sono troppo stanco. Poi questa notizia mi ha veramente buttato giù, sapete, mi ha veramente buttato giù. Me ne vado a casa a riposare, vado a casa a riposare, non ce la faccio più, non ce la faccio. Ah, Mister Pinotto, ci avevamo tanto compagnia la mattina, e adesso... E adesso mi devo fare un nuovo amico, perché senza di lui mi riposo un attimo, che sono veramente stanco. Mi riposo un attimo, che sono stanco. Mentre Mister Giannino dorme, si sente una voce. Mister Giannino! Mister Giannino! Mister Giannino! Mister Giannino! Mister Giannino! Oh, che paura! Ancora un po' mi fa morire di nuovo! Oh, Mister Giannino, ma non si riconosce più Mister Giannino! E cosa sei? Sei vestito? Sono... è lo sponsor tecnico! Ma non sono vestito di azzurro di angioletto! Perché il sapone è verde, scusami! Lo sai che sbagliavano sempre i colori, no? Giannino, mica colpa nostra. E questo è quello che me l'ho dato. E me lo chiedi. Te ne sei andato e mi hai lasciato da solo. Sì, Giannino. No. Io adesso sono io solo. Dimmi un po', l'aureola così piccina. L'aureola così piccina? È l'aureola da viaggio questa qua. Cioè non è che potevo portarmi l'aureola che mi ha mandato sempre. Questa è l'aureola per... Vuoi vedere che mi hanno mandato? Sì. Aspetta che la vado a prendere. Stai aiutando un attimo. Sì. Vuoi. Aspetta. Guarda un po'. Ah, beh, ti riconosco. Guarda un po'. Con tutto quello che ho passato. Questa? Questa è l'aureola che sono andato, perché devo dire che abbiamo trovato una marea di grandissimi genitori. Sì. No? Però capisci che dopo
50 anni di insegnamento a scuola, perché dopo Muti abbiamo lavorato fino a 85 anni, e poi dopo tutti i campi del calcio, questa è la prima che mi hanno dato. Sì, giusto, giusto, secondo me. Bene, Gianino, sono... ti sono venuto a trovare. Sì, sì, sono contento. Bene, sono contento. Ti sono venuto a trovare perché ho da dirti due cose. Una così così, ma una bellissima. Una così così, ma una bellissima. Ma mi stai bellissima. Quale vuoi sapere per prima? Quella bellissima. Quella bellissima. Quella bellissima. Fantastica. Lo sai, mister Gianino? Avevi ragione, dammi la mano. Sì. Avevi ragione. Il paradiso esiste. Oh, bellissimo. Giardini, fontane, prati, uno spettacolo. E poi la chicca della chicca. Indovina un po'. Dimmi qual è la chicca della chicca? La zona sportiva. 820 campi da golf. 820. Una piscina olimpica di 3,5 km che se la vede Luca Martino la copia subito. Ma che meraviglia! Spettacolare! Campi da pallavolo, da basket, da calcio sulla sa, spettacolare! E poi la chicca della chicca della chicca, la vuoi sapere qual è? Che calcio allora? Lo spazio di dato al calcio. 827 campi da calcio. 827 campi e poi tutti con quell'erbettina bella fine, quei campi, quei veri, che e poi? Con chi giochi? Con chi giochi? Con Piola, Meazza, Valentino Mazzola, con Gabetto, con Gaetano Scirea. E tutti i sabati c'è un bellissimo torneo. Tu arrivi al sabato mattino, apri questa cancellata, ci sono 850 milioni di spogliatori, tu vai a vedere la convocazione e c'è scritto Chelsea, e guardi se ne c'è Real Madrid, Manchester, Juventus, Milan, è bellissimo. Tutti i sabati c'è un bellissimo torneo di calcio. Ma che bello! Non solo, lo sai? Lo sai, sabato scorso con chi ho giocato? Con chi hai giocato? Dico. Uno spettacolo. Racconta. Ho giocato nella Juventus e abbiamo fatto il derby con il grande Torino. Ma davvero? Pensa a te. 1-1 fino al 92esimo, Scirea crossato e io in tuffo di testa, ho messo l'incrocio e i 32 milioni di spettatori che erano sul campo, tutti hanno detto una cosa strepitosa. Che soddisfazione. Una soddisfazione enorme. Che soddisfazione. E poi la facevano vedere in diretta alla televisione. Ma davvero? Sì. Ma su che canale? Sky Cielo. Sky Cielo. Bellissimo. Bellissimo, fa uno chissà che schermo ci dà. Grosso, guarda, una cosa eccezionale. Poi dovevo dirti una cosa così. Ma il paradiso bellissimo. Il paradiso bellissimo. Io sono sempre accennato. Bellissimo. Sabato che bei tornei. Ah, sabato che bei tornei. Tutti i sabati si gioca. Tutti i sabati si gioca. Ma c'è da dirti una cosa che si fa? Guarda, dimmi, raccomando. E Gianino, sono venuto per dirti che sabato sei convocato anche tu.